Che hai detto? Lo sapevo che finivo io a dirtelo. Mannaggia, non posso fidarmi di nessuno. Lo sapevo, lo sapevo. Ma di che cosa? Orazio è morto. Orazio è Da morto. 2 settimane. Da 2 settimane. Ci ha lasciato. Mio padre. Sì, ci ha lasciato a me e a Ciccio l'account, scriviamo noi. Ma mi scrive pure su WhatsApp, l'ho sentito per Abbiamo telefono. tutto. Pure la voce di mio padre avete. Tua madre ci ha detto che non l'avresti presa bene, quindi devi farti questo favore. Allora, prima di tutto voi non avete rapporti con mia madre. Dennis Ma De Dennis, grazie per come? l'ottavo mese. Ciao. Ciao! Grazie mille, ben trovato. Ho parlato al telefono con mio padre ieri. Bro, sei completamente rincoglionito, era una voce registrata. Ma che è una voce registrata? Ho parlato con mio padre, è vivo. È impossibile lasciare andare le persone che tanto amiamo. Non riesco a immaginare un genitore. Perché io ho perso amici, massimo fidanzate nella vita. È perso nel senso che non ci sentiamo più. Sì, ho capito, ma mio padre è vivo. Sì, è vivo. Sono entrato anche nel gruppo di Telegram tuo e ho detto ragazzi, se potete farmi il favore di non dire di questa cosa qua, perché sappiamo che ti avrebbe fatto male. Ma l'avrei visto perché ci sono anch'io nel gruppo Telegram. Sono entrato con un nome. Ma ti avrei visto scrivere col nome. Ho contattato tutti singolarmente. Tutti il 980. Sì, mi hanno fatto un bot che può contattare tutti. Grazie. Grazie ragazzi, veramente grazie. Ma grazie di che cosa? È morto il padre a me, teoricamente, e dici grazie a loro. Grazie a Grazie mamma. ragazzi, veramente come se l'avessi preso tu il lutto. No, grazie che mi hanno aiutato A nascondere il fatto che mio padre sia a. morto. Bro, io lo sapevo che l'avresti presa male. No, ma non l'ho presa male, è profondamente insensato. Se mio padre muore me lo dice e basta, non che crei il bot oppure che ti fingi mio padre mentre parlo al telefono con me. Cioè, ma che modo è di far assimilare il lutto a Noi qualcuno? sappiamo che tu non ci stai a volte con la testa. Sei aggressivo. È la morte di un parente, specialmente un genitore. Io non voglio avere un brutto ricordo di te. E quindi mi nascondi la morte di un parente? Metterla così fa schifo. No, bro, è così che è. Quindi se adesso chiamo mio padre non mi risponde mio padre. Sono tutte voci registrate, sono cose che già ti ha detto. Prova a fargli una domanda tipo che giorno siamo oggi e non ti saprà rispondere. A meno che non abbia detto tempo fa la parola ottobre e 24 Sicuramente l'ha marzo. detto, sia 24 che ottobre. Molto facile un essere umano abbia già detto 24 e ottobre. E allora. Come tutte le altre parole del mondo, le hai già dette almeno una volta. Comunque, grazie. Grazie per l'aiuto. Come ti senti? Boh, non mi sento per niente aiutato. Infatti, ti sto ringraziando per aver tentato di aiutarmi. Meglio di niente, dai. Condoglianze. Grazie. Ti vedo strano comunque. Ma mi hai detto che mio padre è morto, ma il mio padre non è morto. Se la stanno già prendendo con me. Non hai notifiche nel cellulare, ti ho Ma quello che è visto. stronzo. Delivero, delivero, che ti sta arrivando il cibo. È per questo che sei qua. Stai aspettando il mangiare perché sei Juve, annoiato. È perché stai lavorando merda! da un giorno intero. Sei entrato nella mia stanza e mi hai detto tuo padre è morto. A caso. Perché non hai niente da fare. Adesso hai visto che ti ha notificato delivery e te ne stai andando perché ti stanno a mangiare. Questo è quello che hai fatto. La prima cosa che ti è venuta in mente, visto che sai che mio padre sta male di salute, tuo padre è morto. E hai creato questa cosa qua. Perché non ti veniva altro da dire. Magari ispirato dal fatto che la musica fosse troppo allegra e quindi dovevi rovinarla in qualche modo. È questo che è successo. E adesso che ti sta arrivando il mangiare, te ne stai andando.
Questo è quello che è successo. A memoria ti conosco, bro. Tuo padre è morto mentre c'era la musica dei Pokémon. Una classicata proprio da Marco Merrino. Se la stanno già prendendo con me. Delivero. Il tuo ordine sta arrivando, porca madonna. Ed è detto voglio la coca. Sì, certo che voglio la coca. Ma guarda te.